Buongiorno, benvenuti nella classe di chitarra. Io sono Fabrizio Giudice e sono qui per illustrarvi un po' i nostri corsi. Il corso si articola o come corso accademico di primo livello o come corso accademico di secondo livello. Il primo corso è di 3 anni, durante il quale avremo 3 esami di chitarra, faremo 3 corsi di chitarra nei quali studieremo tutti i periodi storici della chitarra. Accanto ai brani più importanti della nostra letteratura faremo degli studi obbligatori e parallelamente a questo studieremo la letteratura, ci sarà un esame di letteratura dello strumento, di intavolature al terzo anno, di lettura estemporanea, quindi anche con la prova in 3 ore impareremo a leggere la cosiddetta prima vista, e avremo anche i corsi di accompagnamento estemporaneo, nei quali cercheremo di capire un po' le caratteristiche del nostro strumento nella versione dell'accompagnamento e cercheremo anche di, anche in questo caso, di utilizzare più linguaggi e approfondirli. Dopo la laurea di primo livello si accede alla laurea di secondo livello con un altro biennio. Studieremo di nuovo tutti i periodi storici, approfondendo sempre maggiormente la prassi esecutiva, e avremo anche qui altri esami di intavolature, questa volta con tutti i tipi di intavolatura, l'esame di metodologia, quindi l'analisi di tutti i metodi usati e usciti nel corso dei secoli, questo anche per i futuri insegnanti, ma anche per ricercare meglio le radici e le ragioni del nostro studio della chitarra. Avremo un altro esame di accompagnamento estemporaneo e dopodiché avremo poi la tesi. E noi quindi vi aspettiamo numerosi, se avete poi qualche domanda da fare, se qualcosa non è chiaro potete comunque scrivere attraverso la nostra mail istituzionale a fabrizio.giudice@conspaganini.it. E vi ricordo anche che il nostro conservatorio è intitolato Niccolò Paganini, che è stato anche un grande chitarrista, che ha scritto più di 100 opere per chitarra. Arrivederci. Chiara, sono uno dei docenti di chitarra del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. In questo video vi illustrerò brevemente il percorso propedeutico della classe di chitarra del Conservatorio. I corsi propedeutici sono di durata di 3 anni e rappresentano la porta d'accesso, diciamo, che è necessario varcare prima di arrivare ai corsi accademici, che sono poi quelli che rilasciano il titolo di studio vero e proprio del conservatorio. Durante i corsi propedeutici si frequentano giusto 2 materie, che sono chitarra, chiaramente la materia caratterizzante del percorso, e solfeggio, durante ognuna delle 3 annualità. Solo durante la seconda annualità è prevista la frequenza del laboratorio di canto corale, mentre in tutte e 3 le annualità, oltre alle lezioni frontali di chitarra con il maestro, è possibile anche fare della musica d'insieme, suonare con un altro chitarrista in una sala di chitarre più ampia, un aspetto molto importante questo per la formazione del musicista. Ora, per entrare al corso è necessario sostenere un esame di ammissione che è diviso in 2 parti. Una parte dell'esame riguarda il solfeggio, mentre un'altra riguarda una prova esecutiva sullo strumento. Non si tratta quindi, parlando del corso propedeutico, di un percorso di studi
dedicato ai principianti o a coloro che non hanno ancora avuto un primo contatto con lo strumento, ma è dedicato appunto a musicisti già un po' più strutturati, anche se in una fascia d'età appunto che è compresa tra la scuola media e la scuola superiore, e che desiderano poi interfacciarsi con il corso accademico del conservatorio. Ho accennato al percorso della scuola media e superiore e è necessario rassicurare sul fatto che è assolutamente possibile frequentare il corso propedeutico insieme al corso scolastico, il normale curriculum scolastico italiano, perché le ore di frequenza non sono tante come nei corsi accademici, appunto, ricapitolando, un'ora settimanale di strumento e un'ora di solfeggio, a cui si va aggiungere soltanto nel secondo anno dei tre un'ora di canto corale. Entrando più nello specifico degli studi del corso propedeutico, per quanto riguarda la chitarra vengono studiati gli autori che hanno un po' costituito i cardini del nostro strumento, dall'8 al 900, da Fernando Sor ai Torvilla Lobos, passando per Merz, Carcassi, Liobete e gli altri autori che è importante che tutti i chitarristi studino negli anni della loro formazione. Verrà data poi adeguata attenzione anche alla musica antica e alla musica contemporanea, chiaramente per quanto è possibile studiare in un momento di formazione medio-alta, ecco, del musicista. I programmi dettagliati dell'esame di ammissione e dei tre esami che vanno sostenuti al termine di ognuna delle tre annualità del corso propedeutico sono disponibili al sito del conservatorio. Basta cliccare in cima all'home page del conservatorio nella sezione dedicata all'offerta formativa, da qui selezionare corsi e infine corsi propedeutici. Per qualsiasi altra domanda relativa al percorso di studio è possibile contattarmi alla mail istituzionale del conservatorio, che è eugenio.dellachiara@conspaganini.it. Ciao!